Ciao a tutti ragazzi, sono Pizza del Pietro, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati per continuare e finire finalmente questo gioco. Oggi faremo livello battaglia finale. Poi alla fine di questo episodio vi offriremo abbastanza moneta per comprare tutti i minigiochi. Così nel prossimo episodio possiamo fare anche i minigiochi. Ma adesso continuiamo. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio con Marty, che era caduto nel vortice per salvare Alex. E adesso vediamo nel frattempo Alex cosa stava facendo. Livello battaglia finale. Non riesco a credere di aver morso Marty. Non capisco cosa mi è successo. Ci saranno leggermente Non è una bella l'antifossa, zona. ma leggermente. Avanti, ragazzi, non possiamo andare d'accordo. Mi sa proprio di no. Sono in netta inferiorità numerica. Ehi, mi sento. I Pinguini. pinguini, ma. Compare, questo è uno sgancio di rifornimenti. Prendi le carte abilità per aumentare la tua potenza di fuoco. In effetti i pinguini erano spariti dal gioco del livello ammutinamento. Adesso sono riapparsi nell'ultimo livello a darci una nuova abilità. Cos'è? Artigli. Ah, forse per ammazzare tutti fossa. Noi controlliamo il perimetro. Ok, bravi, andate. Ehi, che artigli! Bisogna fare attenzione allora. Chi vuole provare gli artigli? Ah, tu? Belli questi artigli. Mi piacciono questi artigli. Qualcun altro? Devo ricompormi in fretta, altrimenti sono finito. Ok. No. È un po' complicato combattere con questi artigli. Dai. Oddio, il re di fossa. Ecco qui il boss finale di questo gioco. Mentre il Cape Africa era una vecchia, qui abbiamo il re di fossa. E ovviamente Alex scappa perché non crede di poterlo battere. Eccolo qui. Fantastico, sono in trappola e mi tocca affrontare il capo dei fossa. Cosa se ne fa di tutti quei durian? Ah, non posso crederci, li mangia. Hanno un No. sapore disgustoso. Come devo colpirlo? Forse con qualche mango? Eccolo qua, sì. Prendi questo, dannato fossa! Prenditi i miei mango. Finiti. Grazie per il rifornimento. Prenditi il mango. No, non mi piace la situazione. No. E vabbè, ti pare che non morivo una volta. Avevo ancora altri mango. Buttiamogli subito. Corri qui. Cambiamo posizione. No, mi ha bombardato di coso. Non so cosa.
Dai! Vabbè, questo è il primo stage, non è che muore subito. Adesso ci fa un bel combattimento corpo a corpo. Ed eccoci qui. Secondo e ultimo stage della battaglia finale. Devi combattere per forza. Vedete, quando non hai le fiamme dietro la schiena ti può uccidere. Invece quando hai le fiamme non lo puoi attaccare. Ecco qui. No, dove sto andando? Vabbè, gli faccio un bel ruggito, tanto prende danno, così gli posso fare altro danno con gli artigli. Bisogna fare attenzione, però. Attenzione alla vita qui. Ok. Piace la situazione. Beccati questi. Infatti voi vi state chiedendo, Marty, che fine ha fatto? In teoria in questo momento ci sta cercando. E vedete, questo livello si svolge mentre si svolge per l'ultimo livello. Quindi la fine di questo livello arriverà a Marty a trovarci. Si svolgono in contemporanea. Cioè mentre Marty e Mortino cercano Alex, Alex stava facendo questo. Così vi farvi capire meglio la storia. Dai, a pochissima vita. Questo basterà attaccare un'altra volta il muro. Dai, staccati. Non ti sei staccato? Ah, hai perso energia. Mi dispiace. Ti rimane poca vita, caro. Esatto, il re sono ancora io. Prendi questo, dannato fossa. Il re di New York non può essere sostituito. Ed ecco qui Marty che arriva. Sentite? È quello che scende dal tornado. Dal vortice più che altro. Ciao. Ah, così imparerai a infastidire le zebre. Marty, che cosa ci fai qui? Sono qui per salvarti, non si vede? Sì, ottimo lavoro. Sono felicissimo di vederti. Senti, consiglio di legare questo bel tomo e di affidarlo ai pinguini. Penseranno loro a tenerlo fuori dai guai. Date una visuale su un topo random. Giganti, non vi difenderemo mai per ciò che avete fatto. Difenderemo, cosa significa? Dimenticheremo. Ah, dimenticheremo. Che ho detto? Sì, sì, proprio quello che hai detto. Cos'è quel? Lemure su Melman. Il mio sistema immunitario sta iniziando ad assuefarsi a tutti i batteri indigeni annidati nelle pellicce. Madonna, però. Ora che è sconfitto il capo dei fossa, possiamo saccheggiare tutto ciò che è commestibile nel loro territorio. Certo. Pertanto annuncio che la festa per celebrare i preparativi della festa che onorerà i nostri liberatori inizierà immediatamente dopo la pre-pre-festa della... Pre-pre-festa! È un po' confusa come cosa, però. Vabbè. Bello essere di nuovo insieme. E i pinguini? Giganti, i vostri amici vi aspettano. Quali amici? Ah, eccoli qua. Hai fatto un lavoro eccellente, soldato.
Sì, grazie al vostro aiuto. Beh, certo, grazie alla loro abilità. In Antartide non c'è altro che ghiaccio. Bello. Siamo arrivati giusto in tempo. È un piacere conoscere voi, Lemuris. Lemuris. Lemuris, tutti sono contenti. Ho risolto tutto ancora una volta. Eh sì. Naturalmente, vostra maestra. Naturalmente, avete risolto dopo tutto tu. E ragazzi, abbiamo finito anche questo gioco. Devo dire, è un bel gioco. Mi è piaciuto molto. Ma a mio parere non ai livelli di Escape to Africa. Però è un gioco molto bello che sicuramente rigiocherò. Perché mi ha divertito tantissimo. Ci sono stati dei livelli bellissimi. Per me il migliore rimane sempre l'ammutinamento, però tutti sono belli. Quello che mi è piaciuto di meno, vi devo dire, è stato Giungla Misteriosa, un pochino spoglio, diciamo. Però poi il resto, il gioco per me è stato fantastico. E se devo dare un bel voto, gli darei un 8. Mentre invece, se davo a Escape to Africa un 9, lui un 8 se lo prende pieno. E quindi da plus a Pietro è tutto. Presto uscirà anche l'episodio extra dove facciamo anche i minigiochi. E da Bruce del Pietro è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Vi lascio a Kediti. Ciao! Ragazzi, adesso andiamo ovviamente al negozio di Zoelis. Penso che non abbiamo abbastanza monete per comprare tutti i minigiochi, ma in caso lo farò off camera, perché ovviamente il video extra lo faremo. Quindi adesso andiamo al negozio di Zoelis. Ed eccolo qui. Fantastico, ci hai onorato di una visita. Allora. Oh sì. Oh sì. Oh sì. Allora, devo prendere. Allora, i brani della festa. Direi che non sono obbligatori, dai.
Io direi che abbiamo preso tutti i minigiochi. Quindi vi porterò nel futuro extra tra qualche giorno, dove faremo i minigiochi. Vi faccio vedere i minigiochi. Sono, allora abbiamo il mini golf. Abbiamo gioco del disco. Festa dei Lemuri. E basta, in teoria. Sì, questi sono tutti i minigiochi. Quindi non mancate per il prossimo episodio, che sarà l'episodio extra. E ciao!